molto interessante e anche molto ambizioso. Tu sei, insomma, ospite di questa mattina in qualità di presidente di Muovi la Musica. Partiamo dall'inizio. Che cos'è Muovi la Musica? Allora, Muovi la Musica è un'associazione no profit che si pone come obiettivo primario quello di riportare la cultura e l'etica al centro della musica italiana, che a mio avviso e a nostro avviso, a tutti quelli, i nostri associati e ai nostro consiglio direttivo, insomma quelli che hanno fondato questa associazione, trovano un po' bistrattata negli ultimi anni. Ed è anche un modo per... Sì, ti sento Alberto. Mi senti? Ah, scusa. Mi senti? Sì, ok, sì. Perfetto. È anche un modo per, insomma, per far venire fuori quelli che sono anche i talenti della musica italiana, soprattutto emergenti, per talenti su cui tu stai puntando molto e su cui tra l'altro sempre puntato. Ma come nella mia carriera di produttore e di autore ho sempre puntato sui giovani, perché secondo me i giovani sono il futuro, e se non si punta sui giovani, soprattutto se non si fa ricerca, capisci che è difficile far venire. Io parlo di talenti veri, però, perché sai, oggi si parla tanto di talento, però mi sembra che questi grandi talenti ne sono venuti fuori pochi negli ultimi anni. Adesso non voglio portare acqua al mio mulino, però l'ultimo grande talento l'abbiamo scoperto io e mia moglie, che è stato Tiziano Ferro. Tiziano Ferro ha venduto 3,5 milioni di copie solo col primo album. Stiamo parlando forse anche di altri tempi, ma io credo che bisogna lavorare anche sul piano artistico, non sugli esercizi muscolari vocali, che chi urla di più è più bravo. Mi sembra che si sia perso un po' il concetto dell'arte, perché scusami, non sarebbe mai venuto fuori Bob Dylan canta con un filo di voce, Battisti quando lo senti ancora oggi cantava con un filo di voce, Fabrizio De André, e l'interpretazione, la comunicazione. Qui invece secondo me ultimamente quello che passa in televisione, sento nelle radio, io parlo di musica italiana però non di musica straniera, certo, mi sembra che ci fanno la gara a chi urla di più, a chi va più in alto, e questo mi sembra delirante. E che cosa fa invece? Per cui, ecco, Muovi la Musica si muove anche verso, ecco, no, per tornare alla tua domanda, sì. Muovi la Musica cercherà e cerca di aiutare in molti modi, poi magari se ne parliamo velocemente, di scoprire dei giovani. Sai, la musica non ha un'età, uno può fare musica a 50 anni. Vero. Paolo Conte già credo che abbia anni, un artista pazzesco, no? Cioè non è questione di età, è questione di come ti poni tu nei confronti della musica. Ecco, allora come poter aiutare, come aiutate, come supportate questi artisti emergenti? No, prima di tutto noi adesso stiamo cominciando, naturalmente è un lavoro molto lungo, perché convincere la gente ad associarsi è molto complicato, perché c'è anche molta diffidenza, molti sono anche delusi, ci sono tantissimi concorsi dove praticamente rubano i soldi a chi si iscrive, questo secondo me è un danno gravissimo che fanno alla credibilità di altre iniziative come la nostra. Noi siamo proprio tutti volontari, noi cercheremo di organizzarci, cioè di associarsi a tutti i concorsi che hanno un certo livello, tipo il premio Bianca da Ponte di Salerno, il Tenco, piuttosto che quello che fanno proprio in Puglia, che è secondo me uno dei più importanti, quello della vostra fiera in Puglia, adesso non mi sfugge il nome. Il Medimex. Brava, per me è fondamentale perché muove un sacco di gente. È vero. E questo, per cui portare artisti, i nostri associati, a questi concorsi, cercare di aiutarli, poi dando consigli, fare didattica, facciamo dei workshop dove li incontriamo, cerchiamo di fargli capire come si scrivono le canzoni, modificare certe cose. Poi ci abbiamo anche questa grossa cosa che firmeremo prossimamente, questo accordo con la Digital Believe, che è il più grosso distributore online, dove Muovi la Musica pubblicherà e diffonderà, usando anche il servizio di Earman, che è quello che distribuisce a tutte le radio singoli, eccetera, la diffusione di singoli, e faremo dei singoli, ma dove tutti i proventi andranno a favore dell'artista e di chi l'ha prodotto. E questo è perché noi non saremo mai una casa discografica, siamo un connettore, un ponte fra noi e l'industria discografica, capisci? Dopodiché l'artista sarà libero di andare dove vuole. Perfetto, questa, Alberto. Allora io ricordo ai nostri ascoltatori il sito di Muovi la Musica, www.muovilamusica.it, su cui possono trovare ovviamente tutte le informazioni, anche per chi ci fosse in ascolto e fosse interessato, certo, insomma, a diventare associato di questa realtà, insomma, che hai avuto il merito di fondare ovviamente insieme ai tuoi collaboratori e ai tuoi soci. Alberto, io ti ringrazio davvero tanto per grazie essere intervenuto. Grazie, e ti aspetto un qua a Bari. Buona giornata a tutti voi. Grazie. Grazie, ti aspetto a Bari. Grazie, grazie mille ad Alberto Salerno, ma voi rimanete con noi, a tra poco con un altro punto con.